Siamo arrivati quasi alla fine del busto di Pierpaolo Pasolini. Manca solo la firma che faccio. Questa è la scultura finita di Pierpaolo Pasolini, cominciata in dicembre e finita il giorno di Pasqua, oggi è il giorno di Pasqua, e la modellazione della creta è finita. Quando sono partito avevo una vaga idea di quello che volevo fare, e la vaga idea era fare il busto del suo viso inserito nella struttura edile di Matteo Chanat. Però non avevo assolutamente la più pallida idea di potergli fare una struttura di mattoni nella faccia. L'ho scoperta lavorando e sono contento di averla scoperta, perché gli ha dato quel tocco di monumentale che mi auguravo che questo busto potesse dire, andando al di là di quello che generalmente dice un busto classico. Questo qui è un racconto della personalità di Pasolini vista dagli occhi miei, Montellecca. È stato un lavoro interessante, anzi molto significativo fare, perché attraverso la realizzazione di questo busto nel frattempo è maturata in me la consapevolezza di fare chiarezza una volta per tutte definitivamente sul lavoro importante della mia vita, il progetto importante della mia vita, che è la Davida, il monumento dedicato alla pace, che non so se lui abbia stimolato, ma sicuramente coinciso il tempo della comprensione di poter dedicare il resto della vita che ho a disposizione lavorando a questo monumento dedicato alla pace, perché per me è un grande onore poter spendere il talento che mi è stato dato per mettere in risalto. L'unica cosa che sono certo agli occhi di Dio è veramente importante, la pace, che noi possiamo sentire questo suo preziosissimo dono, la perla delle perle dei doni che ci ha fatto, guardando il corpo umano, la natura, eccetera, ma la perla del suo dono è la pace che l'essere umano può sentire. E siccome c'è bisogno di pace più che mai per l'essere umano che vive in questo momento sul pianeta Terra, un monumento dedicato alla pace è veramente opportuno. E io sono contento di averlo fatto, di lavorarci e vederne il più possibile l'evoluzione, perché sarà un monumento popolare se crescerà. Non passerà attraverso le istituzioni, ma passerà attraverso un'affezione popolare, se no non ha ragione di esistere. Per cui Pasolini, io quello ti devo dire. Ti ringrazio, sono contento di averti conosciuto meglio grazie al busto che ho fatto, e adesso tecnicamente succederà la parte finale, che è fare lo stampo, la copia in ceramica fredda e poi quell'intervento di colore e di luci che io ho in mente, con l'apertura di ricevere altri doni che per il momento sono fuori dalla mia sensibilità. Questo è tutto per il giorno di Pasqua e chiudo qui.